Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Padre, glorifica il tuo figlio, ora è giunta. Di altissima spiritualità si è vissuto venerdì 19 aprile nel centro storico di Irsina, la cittadina del Materano riconosciuta come uno dei borghi più belli d'Italia, dove è andata in scena la rievocazione storica della Passione di Cristo. Verso un percorso itinerante organizzato perfettamente nelle suggestive vie e negli spazi del pittoresco borgo, tantissimi spettatori hanno potuto rivivere Calvario, Crocifissione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. La perfetta organizzazione scenografica e la preparazione degli interpreti hanno segnato il successo dell'iniziativa a cui il Comune di Irsina ha concesso il patrocinio e che da 3 anni, grazie all'impegno di Don Michele Francabandiera, riesce ad unire tutte le parrocchie unitamente all'intera comunità cittadina e ad alcune associazioni culturali e di promozione sociale. Passio Christi di Irsina rientra nel progetto I Cammini tra Radici e Futuro, il contributo dell'Arcidiocesi di Matera Irsina al percorso di Matera 2019, coprodotto in collaborazione con l'Associazione Parco Culturale Ecclesiale Terre di Luce e con la Fondazione Matera Basilicata 2019. Abbiamo deciso di aderire a questo progetto proprio perché come comunità ci vogliamo coinvolgere in un cammino sinodale, proprio quest'anno la diocesi sta vivendo questo cammino sinodale. È la Passio Christi che per la terza edizione, ecco, anche quest'anno mandiamo in scena, e proprio vuole dire a noi che siamo coinvolti in primis, ma a tutta la nostra diocesi, in modo particolare a tutti i convenuti, che vogliamo camminare insieme. Vogliamo sperimentare la gioia di condividere l'unica fede. È proprio Gesù, ecco, che ci indica questa strada. È proprio in questo cammino che ci ha visti coinvolti, non solo in questa serata bella, suggestiva, emozionante, ma tutta la preparazione, dove quasi un centinaio di figuranti si sono coinvolti nell'entusiasmo, nella partecipazione, con le tante anche difficoltà che queste rappresentazioni possono anche, ecco, far evidenziare, però la gioia di sentirsi tutti per uno, uno per tutti. È proprio perché noi come Chiesa vogliamo, ecco, essere, ecco, quella realtà alla quale noi guardiamo per poter sempre di più imparare da Gesù a camminare insieme. Thank you.
un'iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità irsinese, da partire dalle generazioni più grandi a quelli, ai giovanissimi che hanno collaborato alla realizzazione di questo appuntamento. Certamente, tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi, anche se questa rappresentazione richiama in modo particolare le figure più adulte, però anche i nostri giovani si sono coinvolti, anche diciamo a volte con qualche resistenza, però poi si sono lasciati coinvolgere anche da quella testimonianza che parte proprio dalla famiglia, dalle persone più adulte che cercano di dare una testimonianza soprattutto alle nuove generazioni. E proprio perché in questo cammino dove ci ha visti tutti coinvolti, come dicevo prima, sono emerse le qualità, i doni che ognuno porta con sé, e vedere Gesù in modo particolare, come Maria, come tutti i personaggi coinvolti e tutti quelli che dietro le quinte hanno lavorato nel nascondimento, le sarte, coloro i quali hanno curato le musiche, il regista Angelo, tutti coloro i quali anche nelle difficoltà hanno messo tutta la forza e l'energia per far sì che questa diventi sempre l'espressione più bella della nostra comunità irsinese, ma anche di tutta quella espressione della diocesi nella quale noi siamo inseriti. Ecco, Don Michele, chiudiamo con un messaggio: fare cultura significa anche diffondere valori importanti come l'accoglienza e la condivisione, ed è quello che cerca di fare questo progetto, che poi non è altro che un cammino verso la condivisione. Certamente, condividere le esperienze di ciascuno, condividere quello che ognuno di noi significa, rappresenta, come dicevo, ognuno con le proprie capacità, ma anche con le proprie difficoltà. Ci sono anche presenti componenti dell'Unitalsi, componenti di comunità dove a volte ci sono quelle resistenze, quelle realtà dove a volte si fa fatica a comprendere la ricchezza e la bellezza di questi momenti. E allora questa può essere, deve essere una testimonianza per tutti. Appena Don Michele Francabandiere ci ha proposto di fare un'iniziativa che tenesse conto di tutte le peculiarità di Irsina, e quindi noi non abbiamo potuto dir di no, in quanto il nostro compito è soprattutto quello di promuovere non soltanto le tradizioni, non soltanto ciò che ha a che fare con tutti quanti noi, ma soprattutto per cercare di inserirlo all'interno, come abbiamo fatto, questo è il terzo anno, nell'ambito del borgo antico, perché abbiamo cercato in tutti i modi, stiamo cercando di valorizzarlo quando più è possibile. Okay. Lei indossa gli abiti di Barabba, come è stata questa esperienza e cosa le lascia? No, l'esperienza è stata bellissima, perché mai avrei pensato di dovermi vestire di panni non miei, anche per un modo mio di pensare. Invece l'ho fatto proprio perché noi come Proloco, io personalmente credo che bisogna tutti quanti dare qualcosa di se stessi per darlo alla città, e perché la città possa vivere e progredirsi quanto più è possibile verso il futuro. Lasciatemi soccorrere!
quel volto di dolcezza che tante volte ha avuto uno sguardo di perdono per i peccatori. L'aspetto religioso, per cui insomma vivere la passione di Cristo nel centro storico di Orsina è un evento sicuramente pieno di emozione, ma l'aspetto rilevante è che questo evento ideato da Don Michele Francabandiera è riuscito ad unire tutta la comunità. E intorno a questo evento c'è un lavoro importante fatto da Proloco, da associazioni, da privati cittadini che rappresentano poi i figuranti della storia della passione, per cui l'emozione insomma di vedere le facce degli orsinesi insomma vivere questo evento, che è un momento diciamo cruciale della vita di Cristo, e diciamo coinvolge le famiglie, coinvolge le scuole e coinvolge la comunità, coinvolge la città di Orsina. L'ambientazione di questo evento nel centro storico di Orsina, riconosciuto da un anno tra i borghi più belli d'Italia, si presta ad essere sette naturale di questo evento, che sicuramente avrà un futuro e che promuove ancora una volta la nostra città. Dai. Schiacciato dal pesante carico di... Forza! Dai! Vai! Nell'ambito dello stesso progetto, promosso dall'Arcidiocesi di Matera Ersina, i Cammini, in un contesto straordinario che ben si presta ad essere la quinta scenica naturale per iniziative del genere, i Sassi di Matera, 150 figuranti coordinati da Don Michele La Rocca della parrocchia Maria Santissima Addolorata, hanno portato in scena nella serata di mercoledì 24 aprile la rappresentazione di 9 quadri mobili fissi scelti per raccontare la passione vivente di Cristo, speranza per l'uomo di oggi. Una sceneggiatura originale rivisitata in chiave moderna attraverso la scelta di noti brani di musica contemporanea che hanno accompagnato l'intera rappresentazione, che si è rivelata utile a porre l'accento su importanti tematiche legate all'attualità, con un messaggio sotteso ma chiarissimo: la necessità di sperare in un mondo rinnovato, illuminato dalla resurrezione di Gesù, in cui ognuno trovi le ragioni di un'esistenza chiamata dalla speranza, credendo nel trionfo della vita iniziato dal sepolcro vuoto. È stato bellissimo vedere il coinvolgimento di tutti, anche l'emozione, l'attesa delle scene e il messaggio che penso nell'attualità sia significativo, insomma, e che abbia poi nel piccolo risposto a quelle domande che ci portiamo dentro. Importante anche il coinvolgimento delle altre parrocchie oltre alla sua. È il sogno della nostra chiesa di Matera Ersina, l'unione delle parrocchie insieme fanno un'unica chiesa. È sempre stato
così in realtà, ma in questi ultimi tempi avvertiamo anche con la gioia del cammino sinodale il desiderio di appunto camminare insieme e di non sentirsi tanto appartenenti ad un territorio particolare quanto invece alla gioia di essere cristiani attorno a un unico Dio. Questo progetto diciamo che conclude l'evento pasquale e si inserisce appunto in un orizzonte di risposte al territorio, ed è stato bello vedere come anche l'intreccio con il moderno sia stato proprio in comunione profonda con le risposte all'attualità, a quello che l'uomo oggi vive. Nessuno di loro è attore professionista, come io non sono diciamo regista, però abbiamo messo in gioco i talenti di ciascuno e attraverso questi talenti il servizio reso alla Chiesa ma anche alla città in un panorama straordinario come quello dello scenario dei Sassi. Abbiamo bisogno di questi momenti, abbiamo bisogno di fare spesso la Pasqua, perché purtroppo assistiamo con una certa ripetitività a momenti di tristezza, a momenti di sgomento, a momenti in cui veniamo portati in una forma di depressione. La Pasqua significa esattamente risorgere, passare. E tutto questo si compie in Gesù Cristo. Noi stasera stiamo vivendo un momento veramente forte, incredibilmente bello sotto tanti aspetti, non fosse altro perché non è la solita passione e risurrezione di Gesù che viene presentata così come fanno in tanti, quanto piuttosto perché questo è un momento in cui viene applicato direttamente alla vita nostra oggi, e quindi la riflessione che viene offerta a tutti quanti è una riflessione che parte dalla vita quotidiana. E sentire che oggi è possibile risorgere, è possibile vincere ogni forma di morte, ogni forma di depressione, ogni forma di sconforto, penso che sia la cosa più importante, e penso che bisogna fare un plauso sia a Don Michele per come l'ha organizzata e sia a tutti i protagonisti che hanno dato il meglio di se stessi. Quello che si vive qui si vive anche a Irsina, così come si vive in ogni paese della nostra arcidiocesi. L'intento è stato, è e rimarrà sempre quello di coinvolgere il più possibile le nostre comunità, perché diventano sempre più protagoniste e non semplicemente assistere in modo passivo. Quando si è protagonisti significa che si costruisce insieme e che si diventa annunciatori dell'unico messaggio di speranza che è appunto il Vangelo.
possibilità di coinvolgere compiutamente le comunità, le parrocchie, non soltanto di Matera città ma anche di altri paesi della diocesi e anche delle altre diocesi della Basilicata, perché uno degli elementi caratterizzanti di questo progetto è stato quello di coinvolgere tutte le diocesi della Basilicata. I cammini li possiamo intendere in tanti modi, possiamo intenderli come un cammino fisico verso una meta, così come avverrà per esempio per il cammino dei santuari, possiamo intenderlo come un cammino ideale, possiamo intenderlo come un cammino di persone che si mettono insieme per un obiettivo e persino possiamo intenderlo come un cammino verso una meta, un obiettivo che può essere quello di una realizzazione personale e professionale. Credo che ci sia un po' di tutto e noi speriamo che questi cammini si radichino nella consapevolezza e diventino per gli anni a venire anche una modalità ordinaria e non più straordinaria di essere con la gente, per la gente, in mezzo alla gente. Religiosa, la cultura cristiana è una cultura profondamente umana, in questo luogo dove l'uomo ha vissuto e sono lo stesso scenario dove è vissuto Gesù. Matera è la piccola Gerusalemme, la piccola Nazareth, e vivere qui questo momento con la bella intuizione delle attualizzazioni, riportare all'oggi la vicenda della passione di Cristo, ecco, ci fa capire che la cultura è anche questo, annunciare il Vangelo all'uomo di oggi e riportarlo al senso vero della realtà, della vita, dove la vita è fatta di momenti di gioia, è fatta di ambizioni, ma è fatta anche di fallimenti, dai quali Gesù ci insegna a rialzarci. La bellezza di questi eventi è che la gente partecipa, la gente si sente coinvolta e sente, si sente veramente parte di un progetto più grande. E si ha proprio l'impressione che Matera, capitale della cultura, ecco, non è un fatto di elite, non è un fatto soltanto intellettuale, ma è un fatto che coinvolge la vita delle persone.